Buongiorno, allora io mi sto vestendo, mi sto preparando velocissima perché è arrivata la mia amica. Praticamente questa mia amica non l'avete mai vista nel canale perché è una mia amica che si è trasferita un po' lontano, diciamo, e quindi insomma è venuta a trovarmi, sono felicissima. Quindi stamattina faremo una colazione insieme. E vi portiamo con noi, insomma. Adesso cerco di chiudere il giubbotto perché oggi sono entrata ufficialmente nel nono mese di gravidanza, quindi faccio sempre più fatica a chiudere. Ecco, hanno suonato. Quindi vado a dopo. Dopo tanti chilometri, eccola qui. Ce l'ho fatta ad arrivare. È arrivato anche Babbo Natale in realtà, perché ha Ok. portato un po' Sì, un di po' di doni. Che regalini. carino. Qui, lì, insomma, che è qua? Ma. E poi la nostra La nostra colazione, briochine, io cappuccino, lei succo perché è abituata così. E buona colazione. Apriamo i regalini, ragazze, sono curiosa. Sono i vestitini, vestitini! Oddio! Era Alessandra. 3 mesi! Oddio, guardate che carino! Bellissimo! Vestitino! Sì. Amore! Francese, tra l'altro. Aspetta che ho paura di sporcarlo. Fusò, Pantaloncino da abbinare insieme. Amore! Sentite dei commenti e Silvia che si diletta a fare la videomaker. Esatto. E Oh, questa è la è la maglia, magliettina già che perché è il mi interessa. completino! Bellissimo, grazie! Questa scatola è troppo carina, io Sì, questa la tengo. sì. Sì, con le corna della renna. E non è Ok. finita qua perché Babbo No? Natale proprio ha fatto. Sì. Mannaggia! Mannaggia! Aspetta. Io non ero preparata, Federico. non ero preparata. C'è una corna che è andata giù in cantina. Una Una cornina. corna. Una. Sei pazza! Ma quante cose Mi ricorderà il Sì, mare perché questa. c'era solo 6 o 8 anni, non c'era maglia No, di va mezzo nelle benissimo, maglie. tanto Non questa so se secondo me già funziona proprio così tranquillamente. là in Francia o. Solitamente qua è 5-6, Ah, poi 7-8, ok. qua vanno Invece qua di anno è e 6-8, sì, anno. in Francia. Bellissima, mi ricorda il mare, mi ricordo di te. Tanto adesso si va verso la Bellissimi, primavera. È dello stessa serie. bellissimi. Ma sono veramente belli. Questi 7 anni, questi mi sa che li mette già adesso, sai? Sì. Perché poi lui è magrolino, quindi. Guardate lo squalo. Ma spettacolare! Mai visti qua questi fatti così. Ma grazie, non dovevi, guardate. È un po' timida, poi la faccio sciogliere io, non vi preoccupate. Non è abituata. Per niente. Aiuto, non si chiude più. Non Ok. Vabbè, lascia dovevi, lui, vabbè. tantina. Poi qua c'è un'altra cosina. Pure, cioè. Rendiamoci conto. Per te, Per me, Ricky? Aspetta, che qua è un po' dura, ci metto un po'. E due. Mi manca il terzo. Mamma mia. si impegnano, quando le Sì, confeziona. infatti. Una, due, pesante, ci credo che vi manca. Per la casa. Dai, bellissime. Ma sai che ne avevo bisogno con i piattini? Ah, Davvero? Perché io ottimo. hai presente quei bicchieri come quelli di plastica colorati che Sì. sembrano di plastica ma invece Sì, sono. sono duri. Però non hanno il piattino, a me manca sto piattino, tutti, ma non ce l'hai col piattino! I miei. Azzeccato allora. Bellissime, grazie! Quante cose, Ok. ma tu sei pazza! Mi devo rifare al tuo compleanno! No, vabbè, tranquilla. Sì, tra un po' invecchio pure Sì, io. ebbene sì, invecchia. Lei ha una.
un anno più di me? Sì, un anno più di te. Sì, sono dell'80. Adesso lascia. Ta-da! C'è un silenzio in questo bar. Sì, è vero. Meglio così. Che ci sta il sole. Stanno sente. No, beh, più o meno. Ok. Tu sei bella? Che 80... cosa? Ah, 86, sì. Allora, giusto, un anno più di me. Sì. E abbiamo lavorato insieme per un anno. Un annetto, sì. Ci siamo conosciuti in un lavoro che facevamo. Sì. Non specifichiamo, ma. Insomma, sono contenta di averla rivista. Adesso devo farci un giretto. Sì. Quindi. All'avventura. Non possiamo dirvi dove, però. Oggi qua fortunatamente c'è il sole. C'è il sole, sì. Un bel sole. Eccoci, allora stiamo andando alla fine a fare un salto all'IKEA che la mia amica mi accompagna a prendere giusto due cosine per la bimba che ho visto sul sito IKEA e poi se ce la facciamo andremo a fare un salutino a Riccardo così glielo presento perché lei ancora non lo conosce. Allora, abbiamo... Ciao a tutte ragazze. Abbiamo fatto un giro immenso, sì. Siamo andati all'IKEA, abbiamo fatto la sorpresa a Riccardo che poi vi racconterò la faccia che ha fatto. Lasciamo perdere. E io adesso vado a casa, sì, e lei anche va via. Ma ci vedremo tra due settimane, sì, perché ci sarà il suo compleanno, quindi poco male, poco male. Ciao ciao, buon weekend a tutte. Tornata a casa, sono passate un paio d'ore in realtà perché ho pranzato e mi sono rilassata un attimino perché avevo tutta la panciotta dura perché abbiamo camminato abbastanza e sapete che ho questo problemino nel camminare tanto, però sono andata con calma e insomma tutto ok e sembra che sia arrivato Babbo Natale. È stata dolcissima, la mia amica mi ha fatto un sacco di pensierini e tra l'altro siamo andate all'IKEA e vi faccio vedere cosa ho trovato. Ho preso proprio quattro cosine mirate per Alessandra che volevamo prendere sia io che Riccardo e sono contenta di essermele tolte oggi, quindi la mia amica mi ha dato un'ottima idea di andare a IKEA perché appunto mi serviva prenderle il prima possibile per organizzarmi e finirmi questo fasciatoio. Quindi vi mostro subito cosa ho preso. Allora, ho messo tutto nella borsa della Bialetti perché era bella grande, giusto per non acquistare un altro sacchetto da IKEA. Allora, ho preso questo praticamente fasciatoio portatile che inserirò nella borsa del passeggino all'occorrenza. Comunque giusto per quando sono in giro, quando sono da qualche parte. Adesso provvederò a lavarlo, disinfettarlo e lo terrò già pronto da mettere nel cassetto, così per l'evenienza abbiamo anche questo per quando siamo in giro. Poi ho preso questo fasciatoio qua che ci ispirava un sacco perché anche questo eventualmente si può portare in viaggio, ha i bordi rialzati che erano quelli che interessavano a me per insomma evitare cadute, cose accidentali, quindi è più gonfio nei bordi e si può anche sgonfiare volendo ed è, lo trovo molto molto più morbido, all'IKEA era già montato come esempio e lo trovo molto più morbido rispetto ai classici fasciatoi, quindi sono stata molto contenta di averlo trovato e se siete interessate costa veramente pochissimo, mi pare sui 7 euro, mi pare. Poi ho preso questo qui che non era in programma, però ragazze conveniva veramente tanto e me li hanno chiesti in ospedale, quindi fantastico. Adesso provvederò a lavarli subito e li inserirò in valigia. Praticamente sono degli asciugamanini piccoli, visto che in ospedale per l'ospedale li chiedevano proprio piccoli, hanno anche tutti i gancettini, guardate. E sono 30x30 e all'interno ce ne sono 10, mi pare, sì. 10, ce ne sono 10 e sono 30x30. E sapete quanto li ho pagati? Soltanto 4 euro. Quindi sono stata felicissima perché per l'ospedale ne chiedono 2, poi 2 o 3 li terrò per quando fa il bagnetto e gli altri per quando la lavo, insomma, la pulisco sul fasciatoio, insomma, da tenere all'occorrenza. Li ho trovati veramente, veramente comodi e sono 100% cotone.
non so se leggete, però 100% cotone, quindi sono stata veramente felicissima di averli trovati. Poi ho preso questo qui, che è praticamente il copri fasciatoio, proprio per il suo, quindi trovate due fantasie, sia con i cuoricini che con dei coniglietti rossi, però sono sincera, non mi piacevano per niente, perché più che coniglietti sembravano dei mostri, non lo so, non mi ispiravano affatto, e quindi ho preso i tre cuoricini, e è proprio per, adatto per la misura di questo fasciatoio. E basta, quindi queste sono le cosine che ho preso da Ikea, quindi adesso poi laverò tutto. Allora ragazze, adesso voglio mettere intanto il completino per Federico, glielo metto sul letto perché quando torna impazzirà. Quello per la Ale lo devo lavare, quindi vado subito a mettergli questo sul letto. Non vedo l'ora di vedere la sua faccina felice. Adesso devo fare un po' di cosine. Praticamente mi è arrivato un pacco nuovo, quindi devo fare un video che spero vi piaccia, insomma, anche perché è molto curioso e particolare rispetto a quello dell'altra volta, ma non vi svelo nulla, così andate a vederlo. E poi dunque, queste cose di Ikea non le sistemo perché voglio farle vedere a Riccardo. Poi ci sono le tazzine che ci ha regalato la mia amica, che anche queste voglio farle vedere a Riccardo. Per quindi metto via poi la busta e aspetto a lavarle, insomma, a aprirle. Così utilizzerò quelle che ho, che avete visto tutte colorate, come riserva. E quelle che avevo vecchie, penso le butterò, perché erano tutte un po' sbeccate, rovinate, quelle con i piattini che avevo con la faccina. E cosa volevo dirvi? Niente, che io adesso vado a fare il video del pacco, perché approfitto ancora che c'è luce, perché altrimenti poi mi spiace dover accendere la luce artificiale, quella bianca. E basta, quindi ci vediamo tra un po'. Ho editato e caricato il video spesa, quindi già online ce l'abbiamo fatta, praticamente è diventato notte come vedete dalle luci. Ho anche già messo a insomma caricare, cioè a caricare, a convertire i video per il famoso pacco. Adesso vedrò se mettere prima questo vlog o il video del pacco, insomma, comunque o prima uno o prima l'altro, vi arriveranno tutti e due, e spero vi piacciono. E niente, io adesso volevo ancora, in realtà è presto per la cena, in realtà è tardissimo perché sono le 7, però chi se ne frega, perché tanto Ricky arriva tardi, quindi aspetto lui, visto che stasera siamo soli per cenare. E volevo in realtà ritirare le cosine di Alessandra insieme a voi, iniziare a stirare qualcosina e finire di sistemare il fasciatoio, perché è quasi completato, e quindi poi magari vi farò un video se vi può interessare su come per il momento ho organizzato il fasciatoio. Non c'è magari proprio ancora tutto, mi manca per dire il cotone, i dischetti grandi, sicuramente arriverà qualche altro prodottino, però insomma in linea generale penso che a breve vi farò il video sul fasciatoio, in caso fatemi sapere se lo volete qui sotto. Dovrei anche togliermi questo smalto orribile, perché veramente è inguardabile. Anche il video del pacco scusate la luce buia, adesso rivedrete la luce, non vi preoccupate. Anche il video del pacco l'ho fatto con questo smalto orribile, quindi devo sistemarlo. Insomma, già troppe cose voglio fare. Poi stasera volevo fare il pollo, perché ormai l'ho messo a scongelare e quindi lo devo fare. E in più non trovo più il... sapete quell'affarino che vi ho fatto vedere per togliere lo smalto alle unghie, tipo centrifugandolo? Probabilmente l'ho messo in valigia per l'ospedale, perché ho detto, se fai caso, sono molto, come dire,
penso a tutto, insomma. Se arrivo in ospedale che ho lo smalto, non mi piace sinceramente avere lo smalto in ospedale e quindi ho detto vabbè, me lo metto in valigia, secondo me l'ho messo lì, non me lo ricordo sinceramente, ma secondo me è lì. E per quello che non lo trovo, ne comprerò poi un altro da tenere, insomma, tanto quello era agli sgoccioli, quindi l'ho messo in valigia in maniera che se per caso vado in ospedale d'urgenza, così all'ultimo minuto, l'ultimo magari mio pensiero, lo smalto, almeno sono tranquilla che ce l'ho anche in valigia. Diversamente, se me ne ricorderò, lo toglierò a casa, così evitiamo. E niente, volevo mettere uno smaltino un po' più chiaro perché questo qua scuro mi ha un po' stufato. Pensavo di mettere questo qui, che è della Bella Oggi Gel Effect, che è molto carino. Non so se vedete bene il colore. Comunque, se vi interessa, è il Candy Cake. Forse ve l'avevo già fatto vedere. Prediligo di più colori molto candidi, molto leggeri. Questo qua già l'ho trovato un po' troppo fortino, un po' pacchiano, non lo so. In realtà è molto carino perché poi è un color. Non mi ricordo che smalto è questo qui che ho messo. Adesso controllo e ve lo dico. Ok, finalmente. Adesso faccio un po' di manicure. Quello lì che ho messo, ah, eccolo qua, questo qui, è della Sien, era questo qua, non so se rende, ma è un mix tra un vinaccia e un fucsia, quindi un po' più scuro di un fucsia. Ok, vado a sistemarmi le unghie, metto lo smaltino e poi dopo ritiriamo le cosine di Alessandra insieme. Ecco qua tutte le cosine che appunto avevo steso. E si sono asciugate molto bene, anche perché la ciniglia ci mette un pochettino di più. E niente, adesso mi metto a ritirare tutto quanto e poi inizio a stirare. Notare addirittura le mollette abbinate, cioè calzini verde acqua, mollette verde acqua, calzini gialli, mollette gialle e così via. Va bene. Un attimo di sclero. Non ha senso più aspettare. Tu credimi, 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 credimi sempre. Tu credimi, 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 credimi sempre.